Stavolta mi tocca camminare con le mie gambe. Ho perso il presidente onorario. Io come presidente del gruppo Astrofili ho vissuto con Anna tante emozioni, tanti momenti, tante situazioni diverse, belle e anche meno belle. Anna è sempre stata una persona sulla quale ho sempre fatto grande affidamento, anche quando lei poi si è ritirata dal gruppo, capendo, non so come mai, che in me poteva avere un seguito sicuro. Però io con lei ho sempre avuto un contatto importante, nelle decisioni importanti da prendere nel gruppo comunque un suo riferimento, una sua parola, questa sua grande capacità di coniugare sempre bene i vari momenti, sono sempre stati importanti. Potete capire che anche per me la perdita di Anna è stato un colpo duro, molto duro. Anna mi ha sempre detto, ricordati, è importante che i giovani imparino a conoscere il cielo. Questo è lo scopo del gruppo Astrofili e questa linea, pur tante volte con scontri anche interni, con persone che magari si sono anche allontanate proprio perché invece volevano fare magari un po' più di ricerca, un po' più di cose diverse, ma io ho sempre mantenuto fede a questa linea che Anna aveva dato fin dalle origini, fin dal 74, quando ha fondato il gruppo, che doveva essere la divulgazione. Eccola Anna con il telescopio a scrutare questo cielo che è, lo diceva sempre, il cielo è di tutti, ricordatelo Luca, il cielo è di tutti, è per tutti. E questo è quello che noi abbiamo fatto, un osservatorio dove si fa divulgazione per tutti, liberamente per tutti. Noi abbiamo serate osservative pubbliche, libere, gratuite, tutti i mesi, nei mesi estivi, perché poi a Valdiga, dove abbiamo questo bello osservatorio, 1700 metri, lì nevica poi. Quindi durante i mesi invernali purtroppo non usciamo, ma durante l'estate in questo posto noi facciamo quello che era la volontà di Anna, portare conoscenza a tutti del cielo, delle stelle. Cosa che poi lei ha fatto anche nella pittura, la sua seconda arte. La sua seconda arte, le grandi cose che disegnavano erano galassie, nebulose, quindi cielo. Ecco, non vado oltre, io devo ringraziare di essere stato invitato a questo momento perché per me, potete capire, è stato un momento importante. Sicuramente come gruppo Astrofili faremo un momento di ricordo anche noi, magari un po' più dal punto di vista astronomico, di Anna. La prospettiva può essere quella, noi stiamo cercando di creare un secondo osservatorio all'Alpe del Vigerè sopra l'Albavilla e se ci riusciamo garantisco fin da ora che sarà praticato.